voluto provare ancora come faceva Stradivari del legno del 600. Benvenuti a speciale TRG, l'appuntamento che vi propone oggi un viaggio alla scoperta dei maestri d'Italia della nostra zona. Vorrei iniziare questa puntata in maniera un po' insolita raccontandovi una favola e come ogni favola che si rispetti inizia con C'era una volta, quella di oggi inizia con C'era una volta a Gubbio un ragazzino di nome Guerriero Spataffi che un bel giorno si recò nella bottega di un bottaio e rovistando tra i legni vide in un angolo che c'era un violino in tre quarti piccolo, era tutto rosso e sotto casa mia ci stava un falegname. Io già andavo a scuola di musica e avevo passione per i mandolini, per le chitarre, con gli amici che suonavano questo. Allora con tanta pazienza ho preso e riparato questo violino, da lì è nata questa passione. Questo violino aveva una bella voce, poi è venuto un violinista di fama, diciamo, da Roma, che sarebbe questo Vittorio Di Lozzi, primo violino del quartetto italiano di Roma, e mi ha portato a riparare un violino sul quale ho fatto una riparazione particolare, è rimasto tanto soddisfatto. E da lì, altro dice, me lo vende? Dico, come glielo vendo? Io ho venduto il violino. È cominciata, si è divulgata la voce subito, da Roma mi è venuto molto lavoro, dal Conservatorio di Santa Cecilia. Nel 1978 viene la televisione, la seconda rete, e fa un servizio su me. Io lavoravo in una soffitta in via Savelli della Porta. E questa rivista si chiamava Proposta, la trasmettevano sulla seconda rete alla sera delle 5 del giovedì. Allora, dopo, mentre che io lavoravo sulla soffitta, loro mi hanno fatto delle riprese, io ho fatto dei sottofondi con la chitarra. A un certo momento mi domandano, dice, allora che cosa proporrebbe lei? Io dico, proporrei questo, cioè, ho la mia età, siccome ho la passione per i giovani, voglio imparare questo mestiere a un po' di giovani, dico, farei volentieri. Dopo un po' di giorni mi scrivono che avevo vinto il concorso io. Lei vorrebbe aprire la scuola, dice, noi siamo disposti a aprire la scuola. E allora da lì è nato questo, che loro hanno mandato i soldi al comune, e io ho aperto la scuola con 5, 6, 8 elementi, mi sembra, qui sempre. Il sogno del maestro Guerriero Spataffi si è realizzato. La scuola di maestri luthai e archettai, da lui fondata nel 1978, oggi c'è ancora. E se il maestro non la frequenta più con l'assiduità degli anni passati, per la difficoltà nel muoversi che la società impone, vive la sua presenza nell'esperienza e professionalità tramandata a tre suoi primi ex allievi, che oggi sono i docenti del corso di liuteria. Con passione continuano a tenere vivo il filo della memoria e la rinnovano ogni giorno, con lo stesso entusiasmo di quel ragazzino che oltre 70 anni fa volle dare nuova vita a quel violino abbandonato. Siamo andati a trovare i maestri liutai, Ildebrando Minelli, Marcello Di Sante e Meyer Winfried, e con loro abbiamo registrato questo servizio. Io ho frequentato in primo tempo la scuola dei maestri liutai del comune di Gubbio, nata nel 1978 sotto la guida del maestro Spataffi, e io praticamente sono stato il primo allievo di questa scuola, diciamo, e tuttora mi trovo qui ad insegnare oggi come insegnante al secondo anno di corso e al primo anno di corso facciamo gli insegnanti, perché la scuola era partita primordialmente con 3 anni di corso, poi c'è stato un abbattimento
dell'anno, del terzo anno, diciamo. Viviamo su 2 anni di corso con 800 ore anno di laboratorio e materie teoriche. Ci abbiamo almeno, diciamo, il 60% delle ore di liuteria facciamo, di laboratorio. Poi siamo con materie di musica, storia della musica, tecnologia del legno, chimica, fisica. E poi facciamo 30 ore di inglese, 30 ore di informatica e facciamo anche delle ore di sicurezza sui luoghi di lavoro. Che caratteristiche deve avere un giovane per poter iniziare questo tipo di percorso didattico? Il motivo principale è la passione per questo strumento così differente dal resto, uno strumento che non ha nessun tipo di amplificazione, uno strumento che ha tutto un mito, tutta una leggenda intorno, che viene dal 600 e che magari non tutti i giovani, anche meno giovani, hanno mai visto tenuto in mano. E quando arrivano qua, magari per differenti vie, riescono a appassionarsi, e tutto lì, l'amore per il legno, l'amore per il suono e per una tradizione italiana. Una tradizione italiana che è chiaramente ben nota con i violini Stradivari. Allora, qual è la differenza sostanziale? In cosa non si riesce ad ottenere oggi uno Stradivari e per quale motivo? I 400 anni di tempo dello strumento, 400 anni che suona in mano a persone che lo sanno suonare. Ovviamente lo strumento più viene suonato, più la qualità del maestro, meglio risponde lo strumento. Però è un mito, il mito Stradivari. È vero che lui ha portato lo strumento dal punto di vista acustico ed estetico al suo massimo splendore, però contemporaneamente c'erano tante altre persone, tutta la famiglia Amati, i Guarneri e via dicendo, che costruivano strumenti. Quanto può essere remunerativo per un giovane che poi apre un'attività a questo tipo di lavoro? E questo è quello che io insisto a dire ai ragazzi. Se noi oggigiorno ci sono dei campi, sia tanto per fare un esempio della moda, che è tutta industrializzata, viene, e non solo la moda, ma viene lavorata in serie da paesi extracomunitari e via dicendo. Invece noi continuiamo questa tradizione completamente a mano, dove la cosiddetta imprecisione è il pregio, la lunghezza del tempo che ci vuole, i materiali usati sono il pregio del manufatto, in questo caso il violino, ma di tutto quello che è italiano. Di fabbrica si fanno, ci sono i pantografi che fanno delle meraviglie. Però i pantografi non fanno la mozzarella di bufala, la puoi copiare come ti pare, ma è così, ha tanti altri prodotti italiani. Ricordiamo infatti che uno strumento così nobile come un violino nasce da un blocco o più blocchi di legno assemblati e poi sapientemente lavorati. Effettivamente, lavorati con tecniche, gli stessi attrezzi, le stesse tecniche che si usavano nel 600-700, cioè tanto per capirci, niente elettricità, niente abrasivi, niente roba fatta con delle macchine, è tutto quanto olio di gomito. Ci sono dei ragazzi non solo italiani in questo corso che voi praticate qua a Gubbio, e qual è il loro approccio invece, che novità hanno provato e anche per voi nell'insegnare a loro? E loro si sono rese conto appunto di questo, perciò vengono in Italia, perché Francia senza togliere niente, Germania senza togliere niente, ci sono altri paesi che, però diciamo che il prodotto italiano è più apprezzato. Italiano è fatto a mano, con le loro imprecisioni naturali. Ricordiamo che in questo corso viene realizzato almeno oggi un violino, è un unico strumento almeno, no? In tutta la durata del corso, che è di 2 anni, quindi una particolare attenzione alla lavorazione che anche lei come insegnante segue. Sì, è importante di rispettare le norme, le caratteristiche stilistiche di un violino, sono molto importanti i dettagli, quello che uno non conosce quando uno arriva alla scuola, un violino sembra come l'altro, piano piano si allena l'occhio, uno vede la differenza tra un violino, vede anche i dettagli di lavorazione che alla fine sono
importante per dare un buon valore a un violino. È chiaro, lei è di origine tedesca e come ha scoperto innanzitutto quella scuola che lei ha frequentato e poi nella quale è diventato insegnante? Io sono venuto in Italia per fare il liutaio, perché in Germania c'erano pochi posti per diventare apprendista e imparare questo mistero. Poi ho conosciuto prima, ho saputo che esisteva una scuola di liuteria a Cremona dove lavorava Stradivari, perciò una zona particolare per la liuteria. Anche lì non sono arrivato tardi per iniziare la scuola e ho saputo da una ragazza, una ex studentessa che ha fatto la scuola a Gubbio e nel frattempo abitava a Cremona, che c'era la possibilità di iniziare qui. Mi sono fermato qui con l'idea di stare forse un 2 anni e dopo vedevamo. Invece mi sono trovato bene con la scuola, l'ho terminato, ho fatto l'esame di qua e ho preso il diploma di maestro liutaio qui a Gubbio. Lei sono diversi anni che insegna, quindi ha avuto il modo di conoscere tanti ragazzi che hanno poi, immagino, proseguito. Che possibilità di lavoro offre questa attività di liuteria oggi in Italia e all'estero? Beh, il lavoro si compone da due parti. Uno è restaurare strumenti che hanno subito dei danni, spacchi, poi cambio della montatura, del ponticello, delle corde, della tastiera, possibili amiglioramenti, no? Se un violinista si trova con un difetto, magari lo porta al liutaio, si cerca di risolvere insieme, di togliere il problema. L'altra parte sarebbe la costruzione di strumenti nuovi, e lì praticamente uno si apre la bottega e lavora, possibilmente partecipa alle mostre internazionali per farsi vedere, per farsi pubblicità, per diventare famoso, simile a un pittore che deve essere conosciuto via le presenze sue sulle esposizioni importanti. C'è comunque spazio per poter crescere professionalmente, poter vivere di questo lavoro? Senz'altro, ma uno deve essere insistente, si deve provare davanti altri liutai. C'è una grande competizione anche con paesi che producono a costi più bassi, perché hanno il costo del lavoro più basso, come Romania, Ungheria, la Cechia, che sono paesi che hanno sempre anche loro una buona tradizione sulla costruzione del violino. La verniciatura, quanto è importante in un violino? Beh, la verniciatura, qualcuno dice che la cosa più importante per far suonare uno strumento, solo un strumento che non suona quando è in bianco non suonerà nemmeno con una vernice buona. Perciò secondo me la vernice piuttosto non deve disturbare un prodotto buono, cioè il legno per conto suo vibra e la vernice che mettiamo deve essere morbido e non deve disturbare la caratteristica che ha il legno. Perciò vernici naturali devono essere usate, non sintetici di oggi. Qual è la difficoltà di copiare, se possibile, uno Stradivari oggi? Una delle difficoltà più grandi è di non avere lo strumento in mano, cioè uno dipende di usare delle fotografie e delle informazioni che, per esempio, come spessori della tavola armonica, del fondo, per capire bene come è stato fatto, no? Cioè, non vedendo dentro lo strumento, anche quando uno ha una bella fotografia in mano, dipendiamo dalle informazioni che ci danno. È chiaro che avere uno Stradivari in mano sarebbe più facile, ma anche molto complesso per il prezzo che hanno questo tipo di strumenti, per la loro anche rarità e preziosità. Certo, senz'altro una bella sensazione. Io l'avevo avuto in mano, ma non l'avevo aperto. Era uno strumento che suonava un musicista in orchestra. No? E sarebbe anche un attentato aprire uno Stradivari? Sì, c'è da dire che tutti i Stradivari sono stati trasformati dallo strumento barocco allo strumento moderno, perciò ci sono state effettuate delle modifiche del manico, della catena
e purtroppo a volte anche delle spessore, che un liutaio che guarda uno strumento magari pensa di vedere un difetto e lo migliora, ma non è sempre successo che uno ha migliorato quello che è stato l'origine. Il maestro Maier Winfried ci ha parlato di catena, ponticello, tavola armonica. Per scoprire cosa sono e soprattutto come si realizzano queste parti fondamentali di un violino, abbiamo contattato due ex allievi della scuola maestri archettai e liutai di Gubbio che abitano in Val Tiberina. Marco Anedda di Monterti in provincia di Arezzo e Federico Falaschi di Pistrino, località umbra del comune di Citerna. Prima di tutto però conosciamo Marco e Federico e il ricordo del loro insegnante della scuola di Gubbio, Marcello Di Sante. Sono Marco Anedda, sono nato a Cagliari e ho scoperto la passione per la liuteria nel 99. Ho frequentato un corso sulla costruzione della chitarra classica e ho saputo dell'esistenza della scuola di liuteria di Gubbio, dove mi sono iscritto nel 2001. Nel 2003 ho frequentato un corso a Lucca tenuto dai maestri Sorgentone e Mecatti sulla montatura degli strumenti ad arco, e sempre nel 2003 ho cominciato a lavorare nel loro laboratorio a Firenze fino al 2005. Dal 2005 a Monterchi ho aperto un mio laboratorio dove costruisco strumenti nuovi e faccio restauro e messa a punto di strumenti antichi, di strumenti... Tu fai solo violini o fai anche altri strumenti? Io faccio solo strumenti ad arco, quindi violini, viole e violoncelli. E quali sono i tuoi obiettivi futuri? Per adesso appunto ho aperto questo laboratorio da poco, non è neanche un anno, e sto tentando di avviare questa attività. E come tutte le cose non è semplice, non è una passeggiata, però insomma le prime cose si stanno cominciando a muovere, si stanno facendo i primi clienti, quindi insomma sto avendo degli incoraggiamenti abbastanza. Oltre chiaramente alla passione, quali caratteristiche bisogna avere per poter fare questo mestiere che poi è anche un'arte? Penso che una persona che appunto si avvicina a quest'arte debba avere sicuramente la passione per la musica, per il lavoro manuale e magari anche una propensione verso tra virgolette l'arte, insomma, comunque un gusto un po' particolare per i lavori artigianali, per la scultura. È necessaria grande manualità, immagino. Sì, ma sono cose che si imparano, si apprendono. La manualità, l'occhio, anche l'orecchio, insomma. Secondo te quanto spazio c'è oggi nel mercato e anche nel mondo culturale per la liuteria? Non tanto, ce ne vorrebbe più, soprattutto per la musica in generale in Italia, insomma. Soprattutto per musica classica, perché immagino sono strumenti più idonei a musica classica. Sì. Sono Federico Falaschi, abito a Pistrino, faccio il liutaio da circa 6 anni, ho iniziato a Gubbio con il maestro Guerriero Spataffi e da lì poi ho iniziato la collaborazione con vari liutai del centro Italia, in particolar modo Lorenzo Frignani di Modena e Paolo Vettori di Firenze. Da dove nasce il tuo interesse per questo particolare settore artistico, anche se vogliamo? Vivo in un posto in cui la tradizione per la liuteria non esiste, diciamo, quindi ho scoperto questa passione attraverso la conoscenza di liutai che già da anni facevano questo lavoro, in particolare di Carlos di Gubbio, e da lì ho iniziato a conoscere la presenza di questa scuola, che ho frequentato molto volentieri, con tanto entusiasmo, perché era una cosa nuova per me ed appassionante. Spero di portare un po' di gusto per questo lavoro a Pistrino, nei dintorni, nel comune di Citerna e nell'Umbria in generale, dal momento che in questa regione manca di una tradizione, insomma, che hanno altri posti come Cremona, come Bologna, come Modena, dove tu adesso lavori. E, le tue aspirazioni future? Le mie aspirazioni sono quelle di poter vivere di questo lavoro, perché
la gratificazione più bella, più importante, è quella di poter lavorare qualcosa che piace. Lei è stato un ex allievo e poi è diventato insegnante ed ha appunto impartito lezioni a Marco, a Ned e Federico Falaschi. Cosa ricorda di loro? E sono due allievi che ricordo con allegria, perché uno, Federico, è una persona molto cautelosa nel lavoro, una persona che punta a una ortodossia del lavoro e della forma. Molto impegnato, premuroso, particolarmente nei dettagli. L'altro creativo, Marco è un creativo, ha il suo estro alla ricerca delle vernici, alla ricerca dei modelli, delle forme. Ognuno, chi in un modo, chi in un altro, basta vedere che in così poco tempo hanno fatto la carriera che stanno facendo. Nel giro di poco tempo diventeranno meglio dei maestri, quello che almeno io mi spero. Di nuovo in studio è arrivato finalmente il momento di poter vedere come, partendo da un blocco di legno, si può realizzare un violino. E alla domanda come si costruisce un violino, Marco e Federico ci hanno risposto nella miglior maniera che potevano fare, con pialla e sgurbia. A voi il servizio. Esistono tre metodi per costruire un violino, il sistema italiano, quello francese e quello tedesco. Nel sistema italiano o cremonese il violino viene costruito intorno ad un pezzo di legno sagomato che funge da matrice. Questo metodo nasce nel 1500 con Andrea Amati e raggiunge la sua massima espressione con Antonio Stradivari. Il sistema francese fu ideato a metà del 1800 dal liutaio e restauratore Jean-Baptiste Villon, che volendo produrre copie identiche dei violini cremonesi, sviluppò la tecnica, realizzare stampi intorno ai violini originali e costruendo poi i nuovi strumenti intorno a queste forme. In ultimo, quello tedesco, è un ibrido fra quello cremonese e quello francese. Si parte da una forma interna, ma a metà si passa ai metodi della lavorazione francese. In questo servizio vi mostreremo il metodo cremonese, una tecnica che non è stata mai eguagliata e che rende unico ogni strumento realizzato. Basti pensare che un violino Stradivari oggi vale oltre 2 milioni di euro, mentre un violino di Jean-Baptiste Villon non supera i 200.000. Per costruire un violino occorrono innanzitutto pazienza, maestria e tempo, molto tempo. Dopo aver scelto i legni di abete, ascere ed ebano, la cui qualità e stagionatura sono fondamentali per la sonorità dello strumento, la prima fase è individuare una forma. Si tratta di un modello, poi realizzato in legno grezzo, a cui il liutaio si ispira. Può essere cremonese, ferrarese, bolognese, ma comunque in ognuna di queste forme sono sempre rispettate le proporzioni auree, consistenti in un complicatissimo insieme di cerchi geometrici che danno armonia alla forma e al suono. Si procede in primis alla realizzazione della cassa, applicando alla forma gli zocchetti, dei parallelepipedi di legno che sosterranno le fasce e faranno d'appoggio al piano armonico e al fondo. Dopo una fine lavorazione, gli zocchetti verranno temporaneamente incollati alla forma. Su questi verranno fissati le fasce e le controfasce, sempre solo con colla animale. Per costruire un violino, infatti, non viene utilizzato nemmeno un chiodo. Si piegano quindi le fasce, in pratica si prendono alcuni listelli di acero, si piallano e li si modellano su una superficie incandescente. Le fasce vanno poi incollate alla forma e agli zocchetti precedentemente assemblati. Internamente alle fasce si applicano le controfasce, che fissano le prime irrobustendo la struttura. Questo tipo di lavorazione, a differenza delle altre tecniche, consente al legno di potersi adattare alla forma con quella morbidezza che è tipica della tensione naturale delle fibre. Per questo la forma cremonese sembra essere la più idonea a migliorare le possibilità acustiche e stilistiche dello strumento e contemporaneamente a dare al liutaio libertà di interpretazioni. Si procede poi a realizzare il piano armonico e il fondo. Si tratta di incollare assieme due pezzi di abete e due di acero, utilizzando colla di origine animale, dopo aver sgrossato e piallato i pezzi in modo che combacino perfettamente. Quindi si applica sopra la forma e si ricalcano i bordi con la matita. La fase successiva è quella di segare la tavola così realizzata. A questo punto bisogna scavare, togliere il legno di troppo, in modo da dare origine alla superficie curva del piano e del fondo. Si toglie da due lati, su una faccia del pezzo, e si scava pazientemente sull'altra faccia, il tutto con l'aiuto di una sgorbia, attrezzo con una punta incurvata, e di un piattello, una pialla molto piccola.
Costantemente si verifica con lo spessimetro l'uniformità del piano e del fondo. Alla fine, dopo vari giorni di lavoro, basta una passata di carta vetrata ed ecco pronti il fondo del violino in acero e il piano armonico diabetico. Sul piano armonico naturalmente vanno incise le due scanalature dette F, dalla loro conformazione si capisce non poco delle origini del violino e della mano del liutaio. Sempre sul piano andrà anche applicato il cosiddetto filetto, una striscia di legno con funzione ornamentale e di rinforzo dei piani. Si procede tracciando con lo strumento filettatore una doppia traccia sul piano armonico e sul fondo. Poi si rimuove il legno interno con un particolare utensile, il bedano. Infine si inserisce e si incolla il filetto costituito da una striscia di legno appositamente realizzata, nera ai bordi e anima chiara al centro. Si prepara ora la catena, una striscia di abete da incollare al piano armonico che riveste fondamentale importanza per l'acustica della cassa. Partendo da un parallelepipedo di legno si prepara poi il manico, quindi il riccio, la cui forma non incide assolutamente ai fini della sonorità dello strumento ma conferisce solo valore estetico. A questo punto non resta che incollare tutte le parti. Si rimuove la forma che ha sorretto le fasce e gli zocchetti durante la fase di incollatura, si applicano quindi il fondo e il piano. Infine si innesta il manico nella cassa armonica e si procede alla sua rifinitura. Mancano ancora la tastiera, ricavata da un robusto pezzo di ebano, nonché i pioli attorno ai quali si dovranno attorcigliare le corde. Sono trascorse almeno 220 ore e il nostro violino è pronto per essere verniciato. Occorrerà ancora mezz'ora al dì per altri 25-30 giorni per stendere a pennello una vernice a base alcol, 6-8 se invece la vernice sarà a base olio, tutte comunque preparate dagli stessi liutai con resine ed essenze naturali. Dopo un paio di mesi quel pezzo di legno che abbiamo visto all'inizio è diventato un violino, pronto per ricevere l'anima, un piccolo cilindretto di legno di abete che unisce piano armonico e fondo. Mancano solo il ponticello, che di solito riporta anche il nome del liutaio, e le corde. A questo punto può essere suonato. Occorre però tempo perché lo strumento possa esprimere tutta la sua qualità e potenza. Grazie alla disponibilità del Comune di Citerna, che da tempo è impegnato nella promozione della musica classica, abbiamo avuto l'opportunità di far suonare alla violinista di fama internazionale Elvira Bekova il violino che abbiamo appena visto nelle immagini. Originaria del Kazakistan, abbiamo conosciuto e apprezzato la sublime maestria di Elvira con il suo Ruggeri di fine 600 durante la masterclass che ha tenuto a Citerna lo scorso mese di luglio. La location che abbiamo scelto per il debutto del nostro violino è la chiesa del santuario di Santa Maria di Petriola Figille di Citerna. Il brano è un passaggio della Sciaccona di Bach. Sentiamo. Siamo quasi giunti al termine dello speciale TRG dedicato ai maestri liutai della nostra zona. Prima però vorrei tornare a Gubbio, a casa del maestro Guerrero Spetaffi, per alcune considerazioni e poi a scuola col maestro Ildebrando Minelli, che propone alcune interessanti iniziative. Io deciderei questo, che i ragazzi quando hanno finito il corso possano trovare il lavoro, perché anche mio figlio è diplomato
eppure ha diversi strumenti, la vendita comincia a essere difficile. E allora vorrei che il ragazzo, quando esce dalla scuola, trovasse lavoro, spazio, insomma, che non sia un fallimento quello che ha fatto, capito? Se gli esprimo quello che sento io per la liuteria, io sul violino e sulla chitarra lavoro più per passione, diciamo, che per soldi, ha capito? Io magari ho venduto meno, ma però quello che facevo lo facevo perché mi prudeva da dentro. E anche loro, mica quelli ne ho visto, ne ho visti tanti, centinaia, diciamo, vengono con la passione, ma non più che altro lo fanno, per esempio, per mestiere, quando alla fine cercano lo stipendio, capito? Non è facile prendere stipendi, perché le scuole ce ne sono due in Italia, c'è Gubbio e Cremona. Abbiamo bisogno di essere un po' più considerati, dobbiamo farci vedere di più, con mostre, ci vorrebbe anche una mostra permanente qui a Gubbio, magari con la gente di passaggio, i turisti possano vedere, perché non sono tutti a conoscenza ancora di questa scuola, anche dopo quasi 30 anni domandi a Gubbio dov'è la scuola di liuteria, qualcuno dice che cos'è la scuola di liuteria, è un fatto un pochino che mi lascia un po' ancora perplesso questo. Di nuovo insieme, lo speciale TRG dedicato quest'oggi ai maestri liutai sta per terminare. È stata una puntata nella quale abbiamo posto particolare rilievo alla grande capacità e al grande amore che questi artisti ripongono ogni giorno nella loro attività. Vuole essere anche uno stimolo alle istituzioni affinché sostengano sempre di più quello che per noi è il portare il Made in Italy nel mondo. Prima di salutarci vi ricordo però che chi volesse ulteriori informazioni può contattare la Scuola Maestri Liutai Architai di Gubbio, Piazza San Pietro, al numero 075 9272 640. Vi ricordo inoltre che Marco e Federico saranno presenti sabato 8 e domenica 9 ottobre alla festa d'autunno del Comune di Citerna, dove faranno vedere dal vivo come si realizza un violino. Si è detto più volte che un violino più suona bene. E allora vorrei concludere con le immagini di Elvira Bekova con il suo Ruggeri del 1688. A voi tutti grazie per averci seguito. Da Andrea Guerrini non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di serata con i programmi di TRG. Arrivederci e a presto.